Eccoci qua, erranti di passaggio convinti che tutto sia eterno. Camminiamo con il peso del passato, i ricordi di ciò che siamo stati, di ciò che abbiamo avuto, che ci assillano come spettri. Ma il tempo non è nostro. Il tempo è un ladro silenzioso che quando meno ce lo aspettiamo ci piega sotto la sua curva lama e in un attimo ci dissolviamo come cenere al vento. Può l'amore trascendere la morte? Orfeo osò oltrepassare i confini dell'Ade, pur di ricongiungersi alla sua amata Euridice. Con la sua musica convinse il dio dei morti in persona affinché potessero fare ritorno assieme nel mondo dei vivi, ma a una condizione. Lui non si sarebbe mai dovuto voltare a guardarla. Il mito finisce in tragedia, come è giusto che sia. Mi auguro comprendiate quanto sia sciocco credere che dal mondo dei morti si possa fare ritorno, per quanto vi affanniate a suonare la musica più dolce e straziante. Se ve lo state chiedendo, no, non è il mio caso. Io faccio avanti e indietro a mio piacimento, ormai dovreste saperlo. Riguardo alla musica, beh, ci sto lavorando. Di miglioramento. Abbiate pietà, non ho tempo di esercitarmi. Avessi ancora orecchie mi sanguinerebbero. Se questa è musica, io non ho mai scritto e nessuno ha mai suonato. Ah, sei sempre di grande sostegno, Will, ti ringrazio. Se la gente smettesse di morire per mezzo secondo, forse riuscirai a tirare fuori un suono decente. Non capisco perché scomodarsi a imparare uno strumento tanto difficile e per di più di prima mattina. Non è da te alzarti a quest'ora. È per via della nostra ospite. Mi sono adeguata ai suoi orari. E poi hai sentito anche tu come cantano. Speravo potessi avere anch'io un qualche talento musicale. A quanto pare non è così. L'hai detto tu, non io. Ti ho soltanto anticipato. Tutto il mondo è palcoscenico. E tu suoni le corde della vita come fossero quelle di un violino rotto. Sono una donna dalle molte sfaccettature. Non sta a me scoraggiarti. È giusto che trovi del tempo per te. Tempo per me? Quando sarò un mucchio di ossa e rimpianti come voi altri, forse? Non essere indelicata. Mi basta la tua ospite con quel suo trucco da morta pur essendo viva a ricordarmi che non sono altro che un teschio vuoto. È parte della sua tradizione, Will. E le tradizioni vanno rispettate sempre. Ha il cuore a pezzi, poverina. Pare che il compianto consorte sia partito per la guerra e non sia più tornato. Ha comunque urtato la mia sensibilità. Sei solo offeso perché non può sentirti. Ti toccherà accontentarti di me. Le nostre conversazioni mi bastano e avanzano, grazie. Troverò una spaventosa pila di lettere morte da sbrigare quando lei se ne andrà. Ignorale, per oggi. Perché sei tanto angustiata? Non rimarrà qui che per pochi giorni. Ti ho dato questa impressione. In realtà sono lieta della sua visita. Mi consente di uscire dal mio solito mortorio una volta tanto. Andiamo. Tieni a freno la tua idiosincrasia per i vivi che si fingono morti. E sii gentile, per favore. Mi limiterò a salvare il salvabile. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona. Mi ha
cara. Vogliamo accomodarci per il tè? Non vi ho sentita arrivare. Nessuno mi sente arrivare mai. Se così non fosse, starei svolgendo male il mio lavoro. Bello che siate qui. Lo fate sembrare vero. Oh, ma lo è. Vi sorprende? Di solito ai vivi non piace vedermi nei paraggi, sapete. E la cosa è reciproca. Gli europei e le loro superstizioni. La voce riguardo Rosalie Graves e il suo dono è giunta oltreoceano. In Messico vi ammiriamo molto. La vostra capacità di attraversare il Puente de Flores in entrambe le direzioni. Meraviglioso! Le notizie viaggiano più in fretta della morte di questi tempi. Ponte di fiori, avete detto. Suppongo equivalga al nostro velo tra i mondi. Sì, sì, un ponte fatto di petali. A proposito, ho pensato ad occuparmi dei fiori. Il vostro salotto era così tetro che avete provveduto a rallegrarlo con un po' di colore. Ho notato. Spero non vi dispiaccia. Vi assicuro che rimarrò solo il tempo di un tè e due chiacchiere. Ho abusato fin troppo della vostra ospitalità. Non dite sciocchezze. Prego, sediamoci. Zucchero? Un goccio di latte? Grazie. Il gusto dolce dello zucchero bilancia quello amaro delle mie lacrime. Lacrime, tè. Alla fine è tutto lo stesso. Ditemi, Llorona. Posso chiamarvi così? L'ho pronunciato bene? Ormai nessuno mi chiama più con il mio nome. Quasi me lo sono scordato. Non trovate anche voi affascinante l'aroma del tè britannico che si mescola al profumo di... Che cosa sono? Forse una versione messicana dei nostri biscotti funebri? Brava! Aiutami a capire quella mostruosità e il loro patetico tentativo di somigliarmi. Calaveras, teschi di zucchero. Li prepariamo come offrenda da mettere sull'altare per i defunti. In occasione del Dia de los Muertos. Ne gradite un assaggio? Teschi di zucchero. Cosa mi tocca sentire? Quindi sono per i morti? Interessante. In Inghilterra prepariamo i biscotti funebri per annunciare il lutto, invece. Se sono davvero funebri, spero non abbiano il sapore della vostra tristezza. Ah, sarebbe increscioso. Noi i morti li celebriamo. Li invitiamo a tornare con cibo, musica, luci. Esponiamo la loro foto sull'altare così che possano tornare da noi. Li trattiamo come ospiti d'onore e non come ombre da evitare. Sembra una cosa allegra. Qui preferiamo indossarlo, il luto. Lo vestiamo di nero e lo serviamo con il tè. Respiriamo la tragedia, ci crogioliamo nell'abisso della decadenza. Eppure, cara, siamo entrambe legate alla morte, non è così? Ci segue ovunque, come un'amante gelosa. Viene da chiedersi se tanta allegria non sia che una maschera per celare il dolore. Come se si potesse nascondere una balena sotto un cappello a cilindro. Io piango e canto. Sono condannata a piangere il mio amore perduto, fino a quando non attraverserò il ponte e non mi ricongiungerò a lui. Non ho altari, solo lacrime. Ai, dimmi Llorona, Llorona. Atteggiamento poco decoroso. Ella soffre per amore, mentre noi al massimo piangiamo per il tè quando si fretta. Un vero dramma. Le mie lacrime sono parte della mia essenza.
Piango per lui, per ciò che ho perso. E la mia voce è una litania di amore e speranza. Ai, del mio Giorona. Giorona. Chi non sa sopportare il peso del lutto sarà sempre ostaggio delle proprie lacrime. Sei sempre così delicato, Will. Quanto ancora dobbiamo resistere? Saperlo. Promemoria per il futuro. Mai invitare un ospite se la data di partenza non è fissata. Non sarò certo io a contraddirti. Vi prego di accettare le mie scuse. So che piangere non serve. Ne convengo. Meglio continuare a bere il tè e lasciare che siano le candele e i fiori a parlare per noi. Arriviamo al dunque. Ditemi, perché siete qui? Con le vostre capacità potreste farmi da Puente de Flores e permettermi di raggiungere il mio amato. Volete che vi uccida? No. Il mio desiderio è stare con lui in questo mondo, non nell'altro. Al massimo posso recapitare una lettera morta. A che mi servirebbe? Ho già la mia canzone. Alla morte, la nostra più fedele compagna. Alla morte, dunque, e agli spiriti vaganti che ci accompagnano. Non è per questo che siamo qui, per ricordarci che anche il dolore un giorno svanirà. Niente dura per sempre, solo la morte. Ne siete sicura, cara? Se dite così, è perché non avete mai amato. Ah, l'amore. Un tema così universalmente straziante. Forse è vero. Forse tutto ciò che possiamo fare è inseguire l'ombra di ciò che amiamo. Speriamo che un giorno riesca a trovarci. Ma non ci trova mai. Io ho imparato a danzare con le ombre. E ora sono di nuovo sola. Io, Will e i miei fantasmi. Se la morte è una soglia, è più tragico varcarla o rimanere sospesi a metà. A voi l'ardua sentenza. È davvero la morte il male che più temiamo? O è la vita che ci tradisce di più?